Stasera divisa, diciamo, in tre lotti funzionali, prevede un primo rifacimento di circa 50.000 metri cubi dal tratto a sud della Bandinopoli per circa 700 metri al fine di garantire la stagione 2020. Stiamo studiando anche di raccordarci con una piccola struttura rigida per poter contenere al meglio questo quantitativo di sedimenti che sarebbero depositati. La seconda soluzione è quella del rifacimento attraverso una spiaggia di alimentazione, l'abbiamo chiamata così, che dovrebbe essere realizzata con un rifacimento di almeno 150.000 metri cubi, che durerebbe alcuni anni in attesa di poter realizzare interventi strutturali di medio-lungo termine, perché il tema di fondo sulla problematica erosione della costa è che spesso lavoriamo con scarse risorse finanziarie e quindi con l'impossibilità di portare avanti da subito soluzioni organiche. Questo è il limite di fondo in cui si lavora. Quindi tecnicamente abbiamo esposto queste tre soluzioni a breve, medio e lungo termine. Ecco, in passato si sono avute, insomma, idee che poi non si sono rivelate, insomma, fondate. Cosa fa escludere che invece questa soluzione che la prospettate possa invece essere efficiente? Beh, guardi, partiamo da una premessa che il sistema marino è un sistema molto dinamico, quindi soluzioni che si realizzano magari in un anno, dopo 5 anni sono magari impattanti, negative per l'equilibrio della linea fisiografica della costa. Quindi proprio perché è un sistema dinamico bisogna tornarci sopra a lavorare, non c'è una soluzione che definitivamente mette in stabilizzazione, diciamo, una costa, una linea di costa. Spesso e volentieri poi nelle coste come quella abruzzese, almeno sino a Ortona, sabbiose, elementi strutturali come i porti hanno influenzato molto negativamente molti tratti di mare. Quindi lei ha ragione di dire che ci sono state anche soluzioni sbagliate, però magari erano soluzioni necessarie a quel tempo e che però dovevano essere poi riviste, adeguate, riprogrammate in modo diverso negli anni successivi in ragione degli effetti meteomarini e dinamici dei sedimenti marini. Però tenete conto di una cosa, se oggi stiamo a parlare di questo è perché ci sono due fattori che penalizzano la costa abruzzese. Il primo, che è un fatto generale, è quello dei cambiamenti climatici con l'innalzamento dei livelli dei mari. Il secondo è quello del mancato apporto ormai detritico dei fiumi, che si è sostanzialmente azzerato. E questo invece contribuiva molto al mantenimento di equilibri della costa, evitando effetti erosivi devastanti.